È davvero particolare e singolare la notizia che ci arriva dalle Olimpiadi Invernali 2022 appena chiuse. Si tratta dell'atleta finlandese Remi Lindell che al termine della massacrante 50 km di fondo si è trovato con il pene congelato. Le condizioni meteo proibitive proprio per il gran freddo avevano costretto gli organizzatori a ridurre di 20 km la gara, ma questo non è stato sufficiente perché gli atleti sono arrivati davvero stremati all'arrivo. In particolar modo, Remy Lilton ha raccontato quanto gli è accaduto e dice in particolare: "È stata una delle peggiori competizioni a cui ho partecipato, si trattava solo di resistere e combattere." Ai giornalisti del suo paese poi aggiunge: "Potete indovinare quale parte del corpo era un po' congelata." Lui stesso ha spiegato di aver dovuto ricorrere ad un impacco caldo per scongelare il suo membro, un'operazione che è risultata essere comunque molto dolorosa. E dice: "Quando le parti del corpo hanno iniziato a riscaldarsi dopo il traguardo, il dolore era insopportabile." Gli organizzatori di Pechino 2022 erano consci delle condizioni proibitive della gara. Le tute sottili e gli strati aggiuntivi inferiori per gli arti, oltre a cerotti per viso e orecchie, non sono stati sufficienti a schermare gli atleti. Ma non è la prima volta che Remy Lindholm si è trovato con il pene congelato. In una gara simile a Ruka, in Finlandia, lo sciatore ha dovuto affrontare lo stesso problema.